Allora, dottor Desideri, nuova organizzazione logistica al pronto soccorso, ennesima, possiamo dire, donazione del calcio. Eh sì, gli amici del cuore, il Calcit, la Cassa di Risparmio, la banca del Valdarno, insomma, vedete che la comunità si sa organizzare e noi speriamo di aver saputo cogliere questa opportunità per migliorare ancora il pronto soccorso, che è un buon pronto soccorso, ma aveva problemi strutturali, di spazi. Abbiamo inserito nuovi monitor, abbiamo migliorato il sistema dell'emergenza, abbiamo perfezionato quello che noi chiamiamo il fast track, cioè la presa in carica e l'immediata collegamento con i reparti di oculistica, di otorino, di ostetricia, di pediatria, insomma abbiamo di ortopedia, dimenticavo che è molto importante, insomma abbiamo riorganizzato il pronto soccorso e dulcis in fundo questa donazione di questo ecografo ultima generazione con tre sonde in grado di permetterci una diagnosi anche più avanzata di quella che normalmente si riesce a fare con un ecografo. Una giornata che ha un valore anche simbolico, perché per noi l'ospedale del Valdarno è un ospedale di grande importanza e lo è per tutta la vallata del Valdarno, Aretino e Fiorentino. Le persone passano, del tempo che passano nella struttura ospedaliera, il 75% riguarda l'attesa, solo il 25% poi medio riguarda in realtà quelle che sono le operazioni per l'appunto mediche rispetto ai pazienti, agli utenti, ai cittadini che ovviamente si rivolgono al pronto soccorso. Credo che sia una questione da affrontare in maniera significativa, auspichiamo che questi cambiamenti possano migliorare la situazione, ovviamente si rivolgono a tutti i plessi ospedalieri e quindi anche a quello della Gruccia. Stamani è anche l'occasione un'altra volta per esprimere una grandissima riconoscenza alle realtà del nostro territorio, in particolar modo oggi chi dona la strumentazione e che presentiamo questa mattina sono gli amici del cuore, il Calcit e la Banca del Valdarno, sono tre soggetti sempre attenti alle esigenze del nostro territorio. È un investimento di 6.500 euro fatto insieme agli amici del cuore per pari importo e la parte più grande di 11.000 euro è stato, diciamo, sborsato dalla Banca del Valdarno, che come banca devo riconoscere è sempre presente anche lei in qualsiasi, diciamo, iniziativa di solidarietà e di aiuto a questo territorio. Quindi tutti insieme siamo riusciti a fare, credo, una bella donazione per i nostri cittadini. Quindi io vorrei ringraziare un'altra volta i cittadini del Valdarno che grazie alla loro generosità, alle loro donazioni, riusciamo ancora a fare queste grandi cose per il territorio. Sì, io anzi mi scuso anche per Donato, per il Presidente, che oggi era impossibilitato per motivi personali, però ecco, mi fa piacere essere qui perché effettivamente la banca, come anche le aziende sono sul territorio, dovrebbero essere sensibili a far sì che con il territorio stesso si arricchisca e dia valore anche nel mondo della sanità, e anche in questo caso per esempio con questo ecografo all'interno del pronto soccorso può dare una mano sul territorio stesso. Questo credo sia la base, poi, perché si vede troppe volte anche le aziende e non solo andare fuori dal territorio non essendo radicate sul territorio, invece ecco la banca, come tante aziende che sono radicate, ma la banca in modo particolare in questo caso ha dimostrato che c'è e vuole esserci per fare del bene a tutti.